Sono molto contento a parte dei tre punti che abbiamo vinto, che sono molto importanti, perché ormai sappiamo che mancano solo tre giornate per chiudere l'andata e per vedere la classifica per Coppa Italia. Siamo entrati molto bene la partita, dove non abbiamo sottovalutato l'avversario, perché ormai quest'anno con i retrocessioni in Serie A tutti giocano per tutti i punti, per tutti i set, quindi sono molto contento per la vittoria e per tre punti portati a casa. Esatto, è il modo migliore per migliorarci e per alzare la forma. Come ho detto prima, dopo la semifinale di Supercoppa Italiana siamo in crescita e giochiamo meglio. Si vede anche nell'ogni allenamento, ma soprattutto nelle partite dove è più importante. E ormai con un gruppo giovane, quello che ce l'abbiamo quest'anno, anche io mi sento bene, fisicamente sto bene. Il terzo anno qua a Trento mi sento veramente bene con un gruppo giovane, con lo staff molto, molto bravo, quindi secondo me l'anno scorso abbiamo fatto un ottimo anno, dove abbiamo vinto la Supercoppa Italiana, abbiamo giocato a finale di Coppa Italia, della Champions League, siamo secondo me pronti di fare un passo in avanti quest'anno. Sì, vedendo che due o tre partite abbiamo giocato senza Riccardo, che è forse il nostro giocatore più importante quest'anno, e abbiamo perso qualche punto che ormai, come hai detto tu, con l'equilibrio di tutte le squadre siamo indietro rispetto a Perugia, però siamo nel secondo posto, il nostro obiettivo è sicuramente stare nei primi due posti e chiudere tutta la regular season nei primi due posti. Esatto, però sono buoni segnali, tre punti vinti a Modena, tre punti a Monza, soprattutto a casa loro, stasera tre punti, e in mezzo ce l'abbiamo anche alla Champions, quindi per adesso, come ho detto prima, si vede i frutti degli allenamenti che facciamo.